Nicoletta e oggi ho alle spalle la libreria del luogo in cui sto tenendo il corso. Vorrei oggi insegnarti una strategia per ricordare i nomi, perché in aula tante persone mi dicevano: io non mi ricordo mai i nomi, ho un medico, un dirigente d'azienda, un direttore di banca, mi dicevano: non è possibile che non mi ricordo mai i nomi dei pazienti, dei clienti, dei miei collaboratori, delle persone con cui interagisco spesso. Come fare a ricordare i nomi? Ci sono 4 step. Sembra banale, ma il primo motivo per cui non ricordiamo un nome è perché siamo talmente sicuri che tanto la memoria non funziona che neanche lo ascoltiamo. E perché si ricorda di più un volto rispetto a un nome? Perché il volto lo vediamo, il nome lo forse ascoltiamo e la memoria che funziona di più è quella che ci permette proprio di ricordare ciò che vediamo. Come si fa per i nomi? Come ti dicevo, ci sono 4 step. Il primo step è ascoltarlo, abbiamo due orecchie per un motivo. Il secondo step è osservare la persona, trovare una particolarità, una gestualità, un tono di voce, qualcosa del volto, qualcosa del fisico, qualcosa che ti colpisca. Quindi ascolto senza pensare troppo a ciò che devo dire, a ciò che mi viene detto. Ascolto il nome essendo presente nel qui e ora, quando la persona si presenta a me, senza pensare troppo a cosa dovergli dire o cosa mi viene detto. Osservo la persona e faccio come i bambini ricordano i nomi perché associano. Se il nome della persona che ti si presenta è come tuo zio, tuo marito, tua moglie, tuo papà, tuo figlio, tua figlia, una persona a te cara, quel nome lo ricordi perché il cervello in modo automatico associa. I bambini perché ricordano i nomi? Dario, dromedario, Andrea, fai tu la rima. E quindi si ricordano in questo modo. Trovare un'associazione o giocando come i bambini storpiando il nome, giocandoci un pochino in modo creativo, o lo associo a una persona che già conosco, che ha quel nome, un personaggio famoso. Il quarto step è durante la conversazione reitero quel nome, lo ripeto, perché dopo un po' di volte che lo dico mi si fissa in modo indelebile in testa. Ascolto, osservo, associo e ripeto. Facciamo qualche esempio, anche perché per i nomi ti consiglio di crearti cliché. Io ho parecchi cliché. Carlo, mi visualizzo che si mangiano le patatine San Carlo, senza fare pubblicità. Tutte le persone che si chiamano Luca, quando mi danno la mano, me la leccano, oppure mangiano lecca-lecca. Chi si chiama Roberto, Roberta, è presente la vecchia pubblicità dell'intimo Roberta, mi rivisualizzo col tanga. Licenza, proprio per... a fini didattici. Chi si chiama Daniele, mi visualizzo che mangia il San Daniele. Siamo molto culinari con i nomi. Stefano che mangia i bistefani. Manuel che mi dà la mano. Gerardo con il ghepardo. Una mia collaboratrice si chiama Sica, me la vedo con De Sica. Gabriele l'arcangelo, Gabriele con le grosse ali. Riccardo cuor di leone. Silvia Silvia. Laura con l'alloro. Matteo in una camicia di forza. A te ora trovare altri cliché e esercitali perché è veramente simpatico. Pensa che una volta la mia cliente mi ha detto che non ricordava mai il nome della sua massaggiatrice, una signora molto adulta. Si chiamava Kim. Visto che questa ragazza ogni volta che lei andava a farsi il massaggio le offriva qualcosa, lei se l'è memorizzata in questo modo: Kim me lo offre il caffè. Ed era felicissima perché l'ha ritrovata per le strade di Lugano e l'ha chiamata Kim. Buone associazioni, buoni cliché. Ciao! Da Nicoletta è tutto. Ciao ciao!